I modelli top di gamma sono quelli in grado di elevare la percezione di un brand tra gli utenti, ma sono le fasce intermedie, quelle dove si concentrano le vendite. Questo discorso vale anche per Sony, che dopo il grande successo dei suoi Bravia OLED A1 l'anno scorso al CES di Las Vegas, quest'anno ha messo in mostra un modello che sarà più accessibile e soprattutto ha presentato recentemente tutta la gamma entry e media della sua offerta TV per il 2018. Abbiamo avuto l'occasione di vedere dal vivo tutta la nuova gamma, accanto ai nuovi OLED AF8 e ai nuovi LCD top di gamma AF90, tutti dotati del nuovo processore X1 Extreme, abbiamo trovato esposti i nuovi TV LCD AF85 declinati fino alla diagonale di 85 pollici e i più recenti modelli della serie XF75, presentati nei formati da 43, 49, 55 e 65 pollici, tutti basati su sistema Smart Android TV, offrono pannelli 4K HDR con supporto per gli standard HDR10, Hybrid Long Gamma e 4K X-Reality Pro. Presentati da pochi giorni anche i TV Entry WF66 e RF45 che si propongono con la risoluzione Full HD e supporto HDR e possono essere posizionati nella fascia bassa del mercato. In particolare WF66 integra funzioni smart e sarà disponibile nei formati 43-50 pollici con supporto HDR. La proposta RF45 invece risulta esclusivamente destinata a riprodurre contenuti TV e multimediali su singolo formato da 43 pollici.